Abbiamo cercato con degli elementi scenici e con delle sezioni invece interpretative di video e di computer video, creare sia dei momenti che documentassero Fellini all'opera, ma anche gli elementi di ispirazione, cioè i sogni e i libri diventano un po' i fili conduttori di questo percorso che tiene insieme questa collana di eventi e di momenti immaginifici nell'interpretazione dello spazio ogni stanza, ogni sala è dedicata, è stata interpretata dai singoli artisti, cercandone proprio anche dei contenuti di produzione specifici, perché tutto quello che vediamo è qualcosa che è stato programmato e concordato in corso d'opera, quindi non è materiale, ecco, mentre è materiale di corredo parte della scenografia, anche quella che ho alle mie spalle, che faceva parte di anni e decenni di mostre, interventi della Fondazione Fellini e del Comune, e che sono state qui rielaborate da Mario Bratella, uno scenografo che ha fatto un grandissimo lavoro, mostrando appunto anche del materiale di archivio, ravvivandolo e ponendolo proprio sia in quella forma che è felliniana di per sé, del dietro le quinte, dell'accatastamento in molti suoi film, dopo aver raccontato una storia gira la macchina e fa vedere il retroscena. Ecco, con questo stesso spirito abbiamo cercato di far vedere un po' una traccia di tutto quello che è stato fatto negli anni, perché c'è anche questo luogo comune che Rimini non abbia mai fatto niente per Fellini. Questo non è assolutamente vero. Manca, ed è giusto, un museo stabile, ma in attesa del museo questa è una mostra che spero possa supplire la mancanza di un museo dedicato a Fellini. Con che spirito bisogna entrare a questa mostra? Ma io credo che bisogna entrare nello spirito col quale ci si mette in poltrona in un cinema, cioè nel senso che comunque abbiamo tentato di chiamare degli artisti il cui lavoro dava già garanzie di meraviglia. Ecco, forse il filo conduttore di questi artisti è quello di essere dei prestigiatori delle immagini e di presentare immagini anche semplici oggetti che però vengono animati, gli viene data anima e poesia attraverso un montaggio e anche dei processi di elaborazione cinematografica che non dico che sono felliniani di per sé, ma che agiscono con un principio affine a quello dei prestigiatori su un palcoscenico, e quindi abbiamo pensato a questo come quindi vorremmo che il visitatore trovasse argomenti di incanto.